C'ho le occhiaie? Queste sono le borse, sono le Vuitton, non sono occhiaie, ma che roba, magico, eh. Vado a farmi il caffè. Visto che borsazze, ma più grandi gli occhiali non potevo prenderli, no, eh. Eccomi, siamo arrivati a noi. Devo tagliarmi i capelli, eh. Devo andare dal mister Coso, dalle original Troilettes. Sai, quei nomi che non impari mai, no? Devo fare? Prima devo fare una cosa fondamentale, devo dare un po' di acqua al Nuavia. Prima del caffè, così potete fare anche voi. Prima del caffè. C'è un'azione da fare, se non è quella di tagliare il soap, c'è il pre-barba da mettere. Io faccio tutte e due adesso. Tanto ci metto pochi secondi. Apro il Moravia nera. Il pepe nero. Apro il Moravia nero. Ci metto un goccio d'acqua sulla superficie. Te capi? Lo lascio lì. Tanto poi col pennellazzo, che ho il fregato al donghi, magico, il pennello, l'Omega Evo, lo metto a bagno, in più prendo il pre-barba, cioè il furbo oggi, l'avevo già da tempo. Mi metto il furbazzo. Tutte le volte che metto il pre-barba mi taglio, magico. Sì, perché calco di più, no? C'ho il furbo, però. Vediamo. Se oggi. E basta. Mi pulisco le labbra perché altrimenti bevo pure insieme al caffè il prebarba. Basta, oh, io posso iniziare. Te capi? Poche azioni. Prima del caffè. Adesso so che non sto perdendo tempo, no? Comunque, beh, il pennello si sta bagnando, il pelazzo del ciuffo del pennello, anche se è sintetico, non serve, ma qualche secondo. In più ho il prebarba, il Nuavia sta prendendo umidità. Te capì? Ah, direi che possiamo andare ad armare il pop allora. Il The Goodfella Smile Pop. Con le Gillette Platinum.
Vediamo un po' questa ripresa dei vecchi rasoi Gillette, la testina soprattutto, testina molto simile al Tech, mi sembra, per esempio, di Gillette. Armiamole con queste Platinum. E vediamo come si comporta il rasoiazzo. Aspetta, eh. Ecco qua. Ammazza, ma è esposta la lama. Qui non scherza mica. Mi sembra che sia ben esposta la roba qua. O no? Ma lo vedo, non lo vedo io. Cioè, adesso lo vediamo però. Il rasoio armato. E adesso vado a caricare il pennellazzo, l'Omega. Carichiamo l'Omega. Ben strizzato, perché deve recuperare tutta l'umidità di Nuavia. Avete un piccolo, non si vede, c'è un po' d'acqua sopra, un po' d'acqua che vado a prelevare con il pennello insieme a il sapone che si è leggermente disciolto, e io mi vado a prelevare tutta l'acqua preziosa della Nuavia, in modo che così il sapone non rimanga neanche umido, che non si mette via il sapone umido, altrimenti si rovina. Te capì? Basta. Per me il Nuavia è pronto per l'uso. Io procedo. Con questo Evo di Omega Silver Synth, quindi sintetico Omega, che diciamo che ha un risveglio con il sintetico, un sintetico addirittura oltre misura, no? Che si discosta dalle attuali produzioni. È un'evoluzione, Mi sono mangiato un Nuavia. Panna crema, quindi, che sforna da diversi anni questi prodotti. Linea nera, pepata. Note di gelsomino anche. Note erbacee, oh. E vado ad ammorbidire il pelo. Noi stiamo a guardare il pelo nell'uovo, Figo però questo veteran. Pochi giri di Nuavia nera fanno sì che io abbia perso
montaggio a stucco praticamente, preciso poi, ma che roba, fa la linea perfetta. Evo. Vado a dare una bella risciacquata al pennello. Ce la faccio, eh? Allora vado con questo pop, eh? Con le Gillette Platinum. Oh, mi sembra preciso, eh. Ho fatto una passata, è ben esposta la lama, eh? Però non la sento. Ammazza, oh. Ma che roba? Si è portato via tutto, questo robo. Efficace, eh. Meno male che ci ha pensato il rasoio a portarsi via il Nuavia, perché questo non viene via e si attacca. Nuavia si attacca al viso, eh? Però questa è vernice, non è sapone, oh. Poi che precisione ha, cioè è una passata di vernice praticamente, ma che roba. Precisissimo il pennello, ancora in versione beta, eh? Pazzesco. Che non è solo il Nuavia e non è soltanto l'Omega Evo, ma è il binomio a comportarsi così. Vado di obliquo con questo pop.
Basta così? Azione massaggiante anche lì. Omega Ivo. Ivo. Ivo Ivo. I modelli che saranno in vendita avranno nomi diversi, no? C'è il Marble, Rock, ovale, eccetera eccetera, ma chi se ne frega, il ciuffo è sempre quello, scegliete il manico che più vi piace, eh? Questo intendo dire, nel senso, per chi vorrà naturalmente prenderlo, eh? Io manco ce l'ho, gliel'ho fregato ad onghi. Non so neanche se lo avrò. Se non se lo ricordo me lo tengo. Se no no. A parte che ho talmente tanti pennelli che... uno in più non mi cambia nulla, no? Vado di contropelo con questo Pop e Gillette Platinum. Manico corto, ma oh! E si spegne la luce. Al buio, cosa devo fare? Un ultimo ritocco. Basta, oh! Basta così?
finito, quindi. Adesso possiamo passare alle conclusioni. Oh, la satura a fondo comunque. Beh, è strano, lo dico sempre. E però a volte ci metto un po' più fatica, a volte meno. Sembra un rasoio innocente, in realtà, passiamo alle conclusioni, in realtà si tratta di un rasoio che mostra il lato della lama piuttosto esposta, devo dire. Infatti già in prima passata mi sono reso conto di non avere più il pelo presente. Cioè, ci sono i pezzetti laterali della lametta esposti, bisogna solo fare attenzione, ma oramai i rasatori esperti questo lo sanno, devono stare attenti più che altro i neofiti, ma più che altro chi ha appena iniziato, che poi si rende subito conto con test di questo tipo che la lametta di fianco esposta può magari per sbaglio, non è affilata, però se si passa sul viso bene non fa. Comunque queste Gillette Platinum, ma non le vedo differenti da quelle che si vendono al supermercato, ma sono dolci, ma dolci di brutto, tantissimo. Non si sentono passare sul viso, sono Platinum, scorrono. Però quello che voglio dire, una Stainless per esempio si sente di più, no? Questa scorre, ma non è che aggredisce il pelo, se lo porta via, in scia proprio, magica. Comunque, parlando del rasoio, sembra innocente, grip non è male, con mani bagnate risulta addirittura superiore il grip. Manico corto il giusto serve a non premere troppo sulla testa mentre si passa sul viso. E ho visto che anche in contropelo passava via veloce. E so che costa una sciocchezza comunque. Ottime sempre le Gillette Platinum, Passiamo alle conclusioni invece del pennellazzo, del Donghi, vedi come te l'ho ridotto. Questo l'aveva già utilizzato lui, meglio, no? Così è stato rodato sul viso del Donghi. Magico. Lo risciacquo. E passiamo alle conclusioni del pennello Omega Evo Silver Synth in Nuaria. Nuaria che vado prima a pulire, non risciacquando la confezione ma passandoci sopra il palmo della mano bagnata. Basta, solo così all'interno lascio il sapone così come l'ho utilizzato. Lo copro col suo coperchio ceramico. Basta, va bene così, per la prossima volta. Nuaria nera. Passiamo alle conclusioni. E dunque, è fantastico il... Fantastica l'azione di questo pennello con il soap. Mi sembra che sia passato un discreto numero di mesi da quando ho utilizzato la Nuaria, quella verde o quella azzurra. Si è evoluta la rasatura, si è evoluto il livello di utilizzo dei materiali, fantastico devo dire. C'è da dire che durante il passaggio del pennello in viso ho notato un comportamento molto più tecnico di questo pennello rispetto ai soliti. Quindi il ciuffo così frastagliato
era aggrappava molto di più il sapone, lo distribuiva in viso. È un po' diverso dai sintetici che ci sono, che sono stati in commercio sino ad oggi. Fantastico, devo dire. Poi vabbè, Nuavia c'è poco da dire. C'è poco da dire perché comunque è un sapone che sa fare il suo mestiere, insomma. Sa fare il suo mestiere e di alto livello. Aspettate, io ho dei problemi con... Scusate l'interruzione, ma ho dovuto riavviare la videocamera perché c'erano dei problemi con la memoria. Pensate un po'. Vabbè, riavviata la videocamera, ritorno alla descrizione di Nuavia e di Omega Evo. Allora, dicevamo che il comportamento del pennello, di questo Omega Evo che sarà commercializzato a giorni, ha questa linea frastagliata del ciuffo che consente l'immagazzinamento di più prodotto. Vedete come è spazioso l'interno? Ha uno strano effetto ottico, proprio perché ha capienza maggiore e anche distribuzione. Dicevo durante la rasatura che non so se è proprio il binomio tra Nuavia e questo nuovo pennello a fare questa grande differenza. Sicuramente il pennello molto preciso, tale da dare un effetto ottico proprio di verniciatura del soap. Nuavia, che abbiamo detto utilizzare degli elementi dell'inci molto semplici ma ben dosati, riesce con tecnica a proteggere il viso e lo fa molto bene. Dopo 5 minuti dalla rasatura, perché ho dovuto fermare il video, ho un ottimo post, proprio perché è Nuavia a dare questa sensazione di morbidezza. È morbido. In effetti, adesso che sono passati 5 minuti dalla rasatura, sarebbe il tempo di passare all'aftershave. In effetti, meglio darlo qualche minuto dopo. Adesso agitiamo un po' questo TFS che sta per Cianfunzing, Granducato Toscano. Magico. Agitiamolo. Non mescoliamolo con il Martini. Anche se il Martini, vabbè, agitato. Non so Hemingway come la prenderebbe. Te non berlo, te capì? Magico. Io se non faccio il pirla non sono mica contento. Granducato Toscano, quindi. Che accompagnano note erbacee, quindi, della Nuavia. Lo schiaffo non deve mai mancare, naturalmente. Dandosi l'aftershave, mazza quanto me ne metto, però è buono. Sapete che io vivo di after praticamente, tutti di alto livello, però magico, mitico. E basta. Questa volta non mi sono tagliato, però con il prevarla. Mitico. Adesso c'ho la... ho l'idratante. Io mi metto la Taylor. Questa è però Sandalwood. Sandalwood. Che va a coprire leggermente l'after. Però, essendo legnoso, si accompagna con le note erbacee.
mi devo sempre mettere l'idratante e girarmi dall'altra parte, perché sennò mi fate i fermo immagine, te capì? Basta, io sono a posto. Ammazza come taglia questo rasoio. Figa. Taglia di brutto, Cosa c'è da dire ancora? Ah, direi che il setup utilizzato, tutto completo, lo si trova da rasoigoodfellas.com. Ci si linka al sito www.rasoigoodfellas.com oppure telefonate in sede e chiedete di Jack, magico. Jack, che non è lo squartatore ma è il mio agente, mi segue lui e poi mi arresta, anche perché essendo un agente mi arresta, chiaro, no? Cos'è sto rumore? Era una serranda, è un rumore nuovo, e basta. Ammazza, ma rade di brutto sto coso, però. Ma non so se sono state, era stato il rasoio o le Gillette Platinum, è preciso, le borse sotto gli occhi, ma devo farmi stirare, mi stiro. Secondo me così si vuole ancora più pirla, però va bene lo stesso. Adesso devo unire tutti i video perché sono a pezzi. È ricominciata la palestra. Te capì? Aia, stavo cadendo. Prendo il volo, vado su. Ma sta andando il video? La registrazione, sì, sta andando. Allora io vado ad unire i file, quindi adesso che state vedendo il video, praticamente è frutto del lavoro dell'unione dei file. Oggi è andata così, no? E domani anche. Te capì? Ma tanto va sempre bene, se ne frega. Ciao! Ci vediamo sabato prossimo, allora. Sabato prossimo radetevi, mi raccomando. Adesso viene Vincenzo, alle 11, l'elettricista, dovrebbe arrivare, tra poco. Per me. Tempo relativo, quindi per me deve arrivare. Voi che state guardando il video adesso, sarà già arrivato Vincenzo. È pure andato a casa e ha pure mangiato. Vi saluto. Fate buonissimi. Ciao cari.